Buonasera a tutti, bentrovati. Da partire da lunedì scorso siamo entrati nella cosiddetta fase 2, anche come vita delle comunità parrocchiali. Abbiamo ripreso le messe feriali, anche i funerali. Come parroci vi diciamo grazie per la disponibilità e la serietà con cui avete accolto le indicazioni che sono state date per vivere le nostre celebrazioni in sicurezza. Un grazie particolare va ai volontari che ci aiutano a rispettare le attenzioni richieste e che dopo ogni celebrazione operano con diligenza e cura la sanificazione degli ambienti. Chi ben inizia è a metà dell'opera, recita il proverbio. Io penso che possiamo essere contenti di questo inizio. Possiamo continuare fiduciosi nella strada che abbiamo intrapreso. Oggi, questa sera e domani, riprendiamo l'appuntamento delle messe domenicali. Le celebrazioni per questa prima domenica sono previste in tutte le chiese parrocchiali bovesane e quindi Boves, Castellar, Fontanelle, Mellana, Rivoira e inoltre nella chiesa delle Clarisse, Chiesa Vecchia e al Santuario di Madonna dei Boschi. Per questa domenica, e notate bene, solo per questa domenica, l'orario delle messe delle parrocchie o cappelle che ho appena indicato rimane quello in uso fino al marzo scorso. In aggiunta, rispetto all'orario, avremo sia sabato 23 che domenica 24 a Boves la messa delle 20:30. A partire da sabato prossimo, sabato 30 maggio, ci sarà un nuovo orario festivo delle messe con alcune modifiche. Questo orario è proposto a titolo sperimentale fino al 30 settembre. Esso nasce dal fatto che nel comune di Boves, nell'orario domenicale dalle 9 alle 12, si concentrano ben 11 messe. La riduzione del numero di sacerdoti non ci permette di mantenere un numero così alto di messe in 3 ore. Il nuovo orario che vi viene comunicato nel dettaglio in ogni parrocchia in questa domenica nasce proprio da questa esigenza. Per accondiscendere alla vostra legittima curiosità, vi segnalo i cambiamenti. A Boves, San Bartolomeo, la messa delle 9:30 verrà anticipata a partire da domenica 31 maggio alle ore 9. A Chiesa Vecchia, la messa delle 10 viene posticipata alle ore 18. A Fontanelle le messe domenicali delle 9:30 e delle 11 vengono sostituite da un'unica messa alle 10:30. A Boves San Bartolomeo la messa domenicale pomeridiana per tutta l'estate è alle 20:30. In questo modo, per evidenziare con un esempio concreto un vantaggio, in caso di emergenza un solo sacerdote può coprire tutte le messe domenicali di Boves San Bartolomeo, di Chiesa Vecchia e di Castellare. Al termine della sperimentazione valuteremo insieme comunque i vantaggi e gli svantaggi del nuovo orario. Noi speriamo in questo momento nella vostra comprensione e nella vostra collaborazione. Insieme alle messe sono ripartite nelle nostre parrocchie le confessioni con luoghi idonei, ad esempio a Boves e a Fontanelle e come confessionale usiamo le cappelle feriali.
A Fontanelle trovate un confessore ogni giorno dalle 7 alle 10.30 e dalle 15 alle 17. A Boves, dopo le celebrazioni feriali che questa settimana mantengono l'orario della settimana scorsa, ci sarà un sacerdote, quindi dopo la messa delle 8, delle 18 e delle 20.30. La ripartenza evidentemente non può riguardare solo le celebrazioni. All'inizio di questa settimana, che stiamo terminando, il governo ha emanato le disposizioni per quanto riguarda i centri estivi per i ragazzi e i giovani, mentre siamo in attesa delle direttive regionali che arriveranno nei prossimi giorni. Tali disposizioni hanno come obiettivo fondamentale quello del contrastare ogni possibilità di diffusione del coronavirus e per questo richiedono un'organizzazione a piccoli gruppi, 7 ragazzi per i ragazzi della scuola primaria, 10 per i ragazzi della scuola secondaria. Tali gruppi devono essere stabili, cioè sempre gli stessi ragazzi, sotto la responsabilità di un educatore maggiorenne. È evidente che tali disposizioni comportino un ripensamento globale delle nostre attività estive. Ci sembra importante, come primo passo, informare sulle disposizioni emanate dal governo e poi dalla regione su questo argomento, raccogliere anche i vostri suggerimenti e cominciare a verificare le forze disponibili per eventuali attività estive con i ragazzi e i giovani. A questo scopo invitiamo in casa Don Bernardi, dove avremo cura di rispettare le disposizioni di distanziamento previste, gli animatori Under 18, lunedì 25 alle ore 18. Gli animatori maggiorenni, sempre lunedì 25 alle ore 21, e i genitori interessati a collaborare in maniera volontaria alle iniziative estive venerdì 29 alle ore 21. In questo momento è assolutamente importante che uniamo le nostre forze. Insieme le difficoltà del momento diventeranno occasione per trovare strade nuove per il bene di tutti. Domenica prossima 31 è Pentecoste. In questa settimana preghiamo lo Spirito Santo perché ci guidi in questa avventura nuova che io chiamo così dell'estate del coronavirus. La fase 2 si sta rivelando più complicata del previsto. Che lo Spirito ci assista con i suoi doni, in particolare con i doni della sapienza e della fortezza, che non ci scoraggiamo di fronte alle difficoltà e che possiamo trovare insieme vie nuove. Buona domenica e buona settimana a tutti. A risentirci.